Ok, allora ragazzi, oggi siamo su Day of Defeat, una mappa fatta da Hiro, mi ha scritto. Se mi ricordo vi lascio pure, tipo, non lo so, il link della mappa in descrizione, se mi ricordo, dovrei riuscirci. È una mappa basata, cioè diciamo che è tipo un porting della mappa del gioco Day of Defeat di Valve, che ovviamente io non ho mai giocato e non sapevo della sua esistenza, ma va bene così, quindi non so nemmeno che cazzo di mappa sia, però un cazzo, non lo so, quindi la esploreremo insieme. Ok, allora qua 2500 per aprire. Tra l'altro gli zombie, le armi, tutte quante le cazzate dovrebbero essere di World War 2 e di Vanguard, le armi teoricamente. E ci sono tre radio di queste da prendere, ma pure degli orsacchiotti a cui sparare. Ecco, là ce n'è uno. Perfetto, ne mancano solo 15. Col cazzo li troverò tutti. La canzone non l'attiverei neanche perché è Shepherd of Fire, quindi potrei anche non attivarla. Nel frattempo prendiamo il Quick Revive. Allora, c'è un altro stacchiotto, perfetto. Va bene, direi lasciare un unico zombie e aprire il cazzo, perché con che punti apriamo? Perché questo è 2500, come al solito Hiro, sempre molto modico nei costi. Comunque qua c'era un pezzo dello scudo, là c'è un altro orsacchiotto. E basta, io continuo a guardarmi intorno perché non vorrei mancare quello bastardo Hiro che mi nasconde bene. Ok, a posto. Comunque, ragazzi, nello scorso video avevo detto che volevo riportare i round 50 con, magari portarli in live. E mi avete scritto che secondo voi è una buona idea fare qualche live. Allora, ho iniziato a sistemarmi Twitch. Non so ancora se farle su YouTube o su Twitch. Sono più propenso a farle su Twitch. Però allo stesso tempo sono più propenso a farle su YouTube. Quindi, che cazzo stai dicendo? Non lo so. Il 90% delle cose che dico non hanno senso. Forse per questo che guardate i miei video. Comunque sia, nel dubbio, vi lascio anche il Twitch in descrizione. Andate lì, lasciate un follow. Nel dubbio che dovessi fare qualche live lì. Oh, merda. Ok, prendiamo la bomba e io direi di aprire, visto che abbiamo i punti. L'MP40 me la schiaffo in cui. Qui 2500 per aprire. Porca troia, Hiro, ma le porte da 1000 non ci sono più, non vanno più di moda. Là c'è un altro sacchiotto. Basta, poi non. Il problema adesso è oggettivamente il fatto che non ho un'arma e il non me lo prendo. No, 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 zombie, non mi piace assolutamente questa cosa. Corri troppo. Vai prendere l'MP40. Ah, che bello. Sì, se prendo gli zombie è ancora più bello. Allora, lì c'è un altro orsacchiotto. Lì c'è un altro orsacchiotto. Ne mancano 9. Basta, ma tanto fino a quando non ho i punti per aprire non ci faccio nulla. Certo, doppi punti adesso non era molto indicato, però va bene. No, no, mi sono bloccato contro il carro armato. Dobbiamo anche trovare la corrente, che spero sia di qui. Aprendo quella porta. Ovviamente il doppi punti è finito esattamente quando ho ammazzato il primo zombie. Esattamente prima di ammazzare il primo zombie. Mamma mia, che non posso ricaricarle col doppio triangolo. Le armi di World War 2 mi fanno. Mi danno. Adesso nei commenti. Palma, quell'MP40 è palesemente di Vanguard. Che cazzo, ma chi cazzo li ha giocati? Ma vai tu a giocare a Vanguard. Ma ammazzati. Ma forse era un po' troppo. Comunque, apriamo qua. Non c'è un cazzo. A parte le scale che sono queste. Queste Hero sono a livello di quelle di Cheesecube. Eh? Cioè, qua è. Va bene, sorvoliamo. C'è il Wunderfitz, il PHD, la Spitgola. Devo controllare se ci sono orsacchiotti in giro. Ah, c'è anche la corrente, che però vuole le parti. Dove cazzo io le prendo le parti della corrente adesso? Qua c'è un pezzo dello scudo. Là c'è un orsacchiotto. Ok. Tanto io lo so che rimarrò con l'orsacchiotto da trovare e non lo troverò mai. Là c'è un orsacchiotto che non riesco a prendere. Ok. Qui 2500. Ah, il pezzo della corrente. Ok. Era solo questo? Dimmi di sì, ti prego. Perfetto, non era solo quello. Qui tra l'altro c'è pure la seconda radio, che però vi ho già detto non le attiverò. Direi di passare il round, visto che tanto qua non mi pare che ci sia nient'altro da fare. Forse qualche orsacchiotto nascosto tipo bastardissimo, però faremo finta di niente. Ah, eccolo, ciao. No, non volevo prendere Instakill, però poi in realtà sì. Cerchiamo di non prendere Kaboom. Muori malissimo, basta. Muori? Vabbè, affanculo. Ma qui tipo non ci sono orsacchiotti, davvero non ne ho messo uno qua dentro, Hiro, dai. Cioè era perfetto uno qua dentro. Dai, Hiro, vabbè. Potevi farli 17 a posto di 16, il numero più bello. Allora, visto che abbiamo 2500 punti, io direi di azzoppare i zombie, lo zombie, molto bene, e aprire. Adesso qua c'è il jug, là c'è un altro stacchiotto, ne mancano 5, ne mancano 4. Qui 3500, giustamente non sia mai che sai costavano troppo poco. Hai fatto bene, io addirittura avrei fatto 4000 giusto per arrotondare.
Non è che ho lasciato qualche pezzo dello scudo io in giro? No, non penso. Va bene, passiamo il round. Tra l'altro sto finendo i colpi dell'MP40, il che non è una bella cosa. Però qua c'è un bellissimo Thompson a 1200. Prenderei volentieri. Questa porta è un po' finta. Giusto un po'. Va bene, prenderemo il Thompson. Guarda che bello il Thompson. Mi sembrava un Max Ammo. Stavo per urlare. Comunque, wow, davvero. Bello schifo sto Thompson. Veramente il danno non spara graffette. E le munizioni è la mia Nerf. La pistola singola, quella che spara un solo colpo però. Ma, oh guarda che bellino. Io non ho ancora i punti. Allora, tu ti dovresti zoppare. Voi due morite, datemi la vostra vita. Molto bene così. Adesso ho già finito le munizioni per il Thompson, ma va bene così. Apriamo qua. C'è l'STG, mannaggia il cazzo, a saperlo non mi prendevo il Thompson. L'ultimo pezzo dello scudo, che io andrei a fare subito, per il sì e per il no. Perfetto, prendiamo lo scudo. L'ultimo pezzo della corrente manca, che dovrebbe essere tipo la mano dello zombie, penso. Spero. 3500. Hiro, io ti odio con tutto il cuore, però. Porca puttana, tu e le tue porte con un costo spropositato. No, però, allora, qua c'è un altro cazzafà. Guarda se che è divertente se sti orsacchiotti ti danno, cazzo ne so, tipo il percaolic. E ottengo il percaolic prima di aver attivato la corrente. Prima di essere riuscito a prendere il jug. No, comunque c'è qualcosa che... Quella luce là? Vabbè. C'è qualcosa che sto sbagliando io. Cioè, qualcosa che non sto vedendo io. Questa non va bene per la corrente, no? Evidentemente no. Mi sembrava un pezzo. Bene, no. La vita a volte è ingiusta. Ottimo il kaboom. Era esattamente quello che mi serviva. Ma se tipo io volessi prendermi il fantastico STG. Oh no, questa non è una bella cosa. Ok, sono solo i cani. Perfetto. Per un attimo mi sono cagato addosso. Ho detto che cazzo arriva adesso. I clown là, no, i clown esplosivi. I tizi esplosivi di World War 2. Nonna, guarda tu se li devo accoltellare i cani. Aiuto, aiuto, aiuto. Sì, certo. Dammi queste munizioni. Perché non ho preso le STG? Vabbè, va bene lo stesso. Non lo farò mai più di provare a accoltellare i cani. Comunque, sarà un masochista, ma ho proprio una gran voglia di usare l'SMR. Certo, farci il video dei 50 round, usarlo per 50 round, forse no. Però per 2 o 3 round potrebbe anche essere divertente. Tipo i primi due. I primi due round. Oh, come cazzo? Oh no. Comunque, veramente, pure quelle scale sono il male. Cioè, quando... si bugga tutto quando ci sali. Adesso con che cazzo sparo? Allora, dovrei riuscire a prendere il l'STG. Sì, perfetto. Oh, guarda. Aspetta, ora mi dai il Max Ammo. Forza che muori. Guarda che goduria l'STG. Mamma mia, che bello. Tanto che cazzo di STG è? Non l'ho mai visto. Cioè, il modo in cui spara. Non vorrei che fosse di World War 2. In realtà sto dicendo una cazzata. Però mi sembra tipo di Vanguard. Non lo so. Non ho i punti, ovviamente, per aprire. Ma si... Mamma... Figuriamoci. Riesco a fare il round 50 senza prendere il jug? Posso fare questo video solo grazie a Teiro. Madonna, per un attimo mi sembrava che non avevo attaccato la registrazione. Allora, zoppiamo sti zombie. Ok, va bene così. Adesso andiamo avanti. Visto che abbiamo i punti per aprire. Sperando che non ci siano altre 12 porte da 3500. Ok, vediamo un po'. Qua non... C'è un orsacchiotto. Ne mancano due. Oh, il pezzo della corrente. Ok, trovato. Perfetto. Io però a sto punto aspetterei di vedere cos'altro, cos'altro c'è qua. Che tipo io un orsacchiotto. Là c'è il pagavancio. 5000 per aprire. Ok. Altro orsacchiotto. Dai, me ne manca uno. Dai, me ne manca uno. Fammi trovare questo orsacchiotto di merda, per favore. E finiamola qui. Non dirmi che è là dentro. Tipo qua non può. No. No, vero? No, Hiro. Non... No. Ok, ho capito. Vado ad attivare la corrente e a prendermi il jug. Almeno non muoio male. Corrente attivata. Oddio, che bello, si è illuminato tutto. Vedi, basta poco per sorprendermi. Mettere le luci in una mappa. Ah, sapone purissimo. Uovo fiore. Ah, nuovo fiore. Ok, va bene. Che cazzo. Posso disattivare di nuovo la corrente? I Nova Crawler. Letteralmente penso tipo la roba che odio di più su zombie. È una mappa così bella. Oh, io voglio quei doppi punti, per favore. Ok, adesso devo riparare qualche barriera perché non ho i punti. Per fortuna c'era solo più punti, che non è male. Questa non si può riparare. È un'altra barriera, ci sarà? No, no, mannaggia le scale. Ok, finalmente possiamo aprire qua. Prendere l'ultimo orsacchiotto che ovviamente è lì. Perfetto, presi tutti. Adesso è un perk gratis. Un perk gratis. 50.000 per andare a Roma? 50.000 per andare a Nettuno. Io un perk gratis. Davvero? Per recuperare punti, come minimo, la mimetica custom del Pagapunch deve essere la mimetica più bella che abbiamo mai visto. Ma poi tra tutti i perk gratis la stamina up. Ma io vi odio tutti. No, madonna, i Nova Crawler. Quanto spero che non riappaiano mai in nessun altro gioco. Oh, mannaggia il cazzo. Vabbè,
Oh, il round dei cani. Ok, ottimo. Allora faccio una bella cosa. Andrò a farmi una cassa. Le scimmie. Va benissimo. E poi direi che ci possiamo pure fare per Kaoli. Cioè il per Kaoli, sì. Ok. Questo. Per prenderci il fantastico Deadshot. Ne ho bisogno. Adesso vediamo di non morirci male per colpa dei Nova Crole. Come puoi portare... Come solo 4 per... Sto per urlare fortissimo. Io pensavo non ci fosse il limite dei perk. Cioè c'è il limite dei 4 perk. Non posso nemmeno comprare la speed cola. Andiamo a vedere la mimetica del Pagavancia e speriamo che sia fantastica. Sia proprio la mimetica più bella che abbiamo mai visto. Deve essere proprio la mimetica fantastica, migliore di sempre. Ed è fottutamente quella di Origins, che è una mimetica bellissima. E perlomeno adesso il caricatore è dello stesso colore di... Però porca troia! Dovete smetterla. Smetterla. I creatori delle mappe che mettono solo 4 perk. Dovete smetterla. Non è una cosa sana, fa stare male le persone. Poi i Nova Crawler invisibili invece sono bellissimi. Guarda, io volevo prendermi il PHD, sai, ci sono i Nova Crawler col PHD, un minimo. No, perché ho preso il Deadshot. Olè, il Deadshot è il mio nuovo perk preferito. No, vabbè, ma ho capito perché non ha messo più di 4 perk. Perché lo sapeva che in questo modo le persone si sarebbero potute concentrare sull'endgame. È stata una scelta strategica. Una scelta che quasi, quasi inizio ad apprezzare. Perché mi permette di avere un obiettivo fisso. L'unico punto. No, 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 no. Porca. Tutta colpa, ovviamente, del fantastico amico mio Nova Crawler. Considerando quanto costavano tutte le porte, l'endgame lo potevi mettere a 500 punti, però. Secondo me poteva essere un giusto compromesso. Che belli round dei cani, che sono tutto fuorché difficili. Certo, in realtà non sono proprio belli, visto che devo fare punti. Oh merda, stavo morendo malissimo. Dai che ci siamo quasi. No, non ci credo che non ci arrivo per tipo pochissimi punti. Riparerò le barriere, che non mi serve a niente. Ho 3 scimmie. Ho letteralmente 3 scimmie. Metterò qua e userò le 3 scimmie. Ok, ottimo. Io me ne vado. Addio. Bella mappa, eh? Però il limite dei 4 perk anche no.